Infatti io lo sapevo, per questo io ti ho chiesto aiuto, ma attenzione perché siamo pronti, Rob contro Fizzo è iniziata, anche un po' a sorpresa direi per noi. E quindi Simone, vai, cominciamo, tu hai buttato tutti i Ci siamo. tuoi E infatti, averi sul guarda il bando di Rob. 3-0 di Fizzo. Guarda il bando di Rob. Van di Rob è il gigante, You're smart, signor Rob. Giustamente va a bannare il gigante, che è la carta più utilizzata da Fizzo e utilizzata meglio, tra l'altro. Quindi, chissà adesso Fizzo, tra l'altro che va a bannare veleno, cosa può andare ad utilizzare? Qui io già vedo una Valchiria che è tornata prepotentemente in meta in alcuni Ma deck. esatto, Dall'altro lato, dicevamo della scintilla, stavo proprio dicendo quello. signor Dicevamo della Simone? Ebbene scintilla sì. e molto probabilmente scintilla sarà, però questa cimitero comunque di roba ha avuto un timing perfetto. È riuscito a colpire il giocatore degli M Gaming quando non aveva Elisir per difendersi, o almeno non ne aveva abbastanza, e insomma un po' di danni li ha fatti, però anche questo Io avrei puscettino evitato in realtà, sai tu. Simo? Io avrei evitato di usare quella cimitero, secondo me doveva tenersela per un altro push. Però non è. Adesso è molto sotto di Elisir, però ha le truppe che vanno in lane, quindi ci sta. Sì. Cioè, secondo me è stata un'ottima giocata da parte di Rob, non posso dire di no. Sì. Comunque questo è l'altro deck che Fizzo utilizza di più e che sa utilizzare meglio, quindi comunque si ha sempre una risposta al ban dell'avversario, quindi lui si aspetta il ban gigante, si prepara anche un altro deck, lo mastera come fa di solito lui, ed eccolo qui che sta usando questo deck davvero davvero bene. Ora vediamo sì dei danni iniziali da parte di Rob, Ma sto gigante però connette, sto gigante connette. Fa appunto, male a mio questo, avviso ha speso un po' eh. troppo Rob anche nel primo push iniziale, sono sincero, come dicevo prima, e quindi non si trova con l'elisir necessario per poter difendere. Qui va a prendere quasi la torre, 794 sulla Eh torre sì, eh di sì, sinistra. questa effettivamente non è una buona notizia per il giocatore di Cyberground Gaming. Adesso vediamo, chiaramente c'è la risposta, o almeno ci prova ad essere la risposta di Fizzo. Bello questo barile barbarico Guardate il bridge. a distrarre il principe, però tocca torre un'altra volta. Mamma mia, Rob, perfetto con il mago Però vedi, guarda, lui elettrico. ora si trova con 3 di Elisir, l'avversario aveva 8 per difendere, qui può difendere bene. Arriva una buona fireball però, attenzione, qui qualche danno in più arriva, se non Tanto. addirittura la torre. Qua è stato davvero davvero bravo Rob, che nel rischio si è portato a casa una torre, qui probabilmente andremo sul tower trade a breve. Tower trade, qui mancano 20 secondi. Se Rob riesce a difendere totalmente la situazione, il campo da questo push di Fizzo praticamente ha fatto, perché poi gli serve una fireball. Guarda, qui tira fuori la capanna dei barbari all'ultimo, che probabilmente Simone non se mio, mi sa che non fai l'aspettava Fizzo, e tempo. qui non ce la fa. Prova a distruggere, attenzione, adesso tutte le truppe si gireranno verso Non quella fai torre, ma tempo. non ce la fa. Basta una fireball di Rob, e infatti Fizzo lo sa, ed Bravo è 1-0 per Rob. Rob. Bravo Rob, bravo, bravo. Era una situazione di svantaggio, è riuscito a difendere quell'hit. Secondo me è lì la situazione che ha cambiato la partita e l'ha fatta vincere. Ha evitato l'hit del cavaliere, del principe, scusami, con l'utilizzo Barile. del mago Ah, ok, sì. elettrico. E lì è stato molto Ma tu su molto tutto, eh. intelligente perché non è andato a Anche prendere appunto danno. l'utilizzo del barile barbarico, che pensa poteva andare a ferire tutte quelle truppe con, diciamo, il rotolamento. Invece no, è stato completamente messo sulla destra per attirare il principe, che poi ha rallentato di nuovo anche in questo push finale, dove ha tirato fuori una capanna ai barbari che nessuno si aspettava. Veramente bravissimo Rob a riuscire, insomma, a vincere questo game 1-0 per lui. Adesso Fizzo si trova a dover recuperare. Anche Fizzo Sì. molto bravo, l'aveva detto comunque che lui è un grande giocatore di gigante, gli è stato tolto gigante ed è dura. Tra l'altro ti do questa informazione, Fizzo come coach ha Davide Rooney, che voglio dire è molto conosciuto in community, sta facendo un lavoro eccezionale, no? Tra l'altro, Davide Rune è stato uno dei primi che ha utilizzato questo deck con la scintilla NVC, se ti ricordi, eh? Pensa, pensa. Come Vabbè, Fizzo visionario al today, eh? solito suo, e qui però le sue visioni si scontrano con un timing un'altra volta perfetto di Rob per il deploy di quei goblin. Tra l'altro, due di Elisir contro tre di Elisir, quindi ha anche preso un minimo di vantaggio di risorse. Allora, Gigante Royale, mamma mia, Fizzo è un qualcosa di indescrivibile. A me veramente piace davvero tanto questo giocatore perché non puoi mai capire cosa va ad utilizzare. Qui addirittura vediamo un Gigante Royale
Zappis o Scaricuccioli, come li vogliamo chiamare, con il barile Goblin. Gigante Royale che tra l'altro ha fatto tantissimi danni alla torre della lane di destra, 1208 si ritrova Rob, che è riuscito comunque a portare danno invece a sinistra, e Fizzo a 1958 sulla sua torre danneggiata. Diciamo che il matchup sicuramente wow. Ma scheletro gigante con Gigante Royale. Scheletro gigante può aiutare molto Fizzo però, perché è un'ottima risposta alla capanna dei barbari. Basta che va a connettere e poi la leva e insomma con lo scoppio poi chiaramente i barbari che escono fuori dal nuovo aggiornamento potranno continuare la loro avventura. Però guarda qui, c'è una capanna dei barbari che ha appena fatto deploy e adesso vediamo che lo scheletro gigante con probabilmente l'esplosione di questa... No, troppo lontana stavolta. Vabbè, va a togliere... No, no, l'ha presa l'ha presa invece? Sì, ah, è vero, ha preso la... Madonna, ma che ranger! Assurdo. Guarda qui Firecracker quanto è forte. Tac. Pipistrelli poi per Fizzo, che veramente sembra aver risposto perfettamente al deck di Rob. Anche se il deck di Rob cambiato da G1, qualcosa dovrebbe essere cambiato. No? Non sbaglio io. I Goblin non aveva? Mi pare che non avesse i Goblin. Se non sbaglio non aveva i Goblin. Comunque con ban veleno ha sempre senso secondo me utilizzare cimitero. Io non so se a questo punto abbia cimitero, credo di sì. È una scelta che condivido però la sua. Guarda qui, riesce comunque sia anche con l'utilizzo di una capanna almeno ad arrivare con un hit sempre a torre con il Gigante Royale. Qui addirittura vado ad utilizzare anche lo scheletro gigante. Questo è un deck che se usato bene, guarda, qui gli fa male, guarda che push, gli fa male anche guarda che push. Quella bomba dello scheletro gigante rimane proprio dove c'erano tutte le truppe a difesa di Rob, quindi 5 arriva anche a torre. 396 di Firecracker. Adesso è difficilissimo per Rob uscire da quell'angolo. Veramente deck di Fizzo spettacolare, Adesso probabilmente arriverà, ecco, lo scheletro gigante. Lui fa bene a pushare sull'altra lane perché Fizzo di prima, va bene, ok. Stesso deck di prima, identico. Simo. Sì, orda di scheletri. Ti ricordi che l'altra volta dicevo no, è probabilmente l'unica carta che non abbiamo mai visto in EVC, e perché in questo meta dove tutto è plausibile, tutto è possibile se giochi e outplay il tuo avversario come ha fatto Fizzo, che ha letto totalmente la giocata di Rob, ha preso un deck che era perfettamente il counter di quello di Rob, non si è più potuto muovere anche su questa cimitero finale, l'ha risolta con due di Elisir di meno facendo appunto l'orda di scheletri. E Clash Royale è bellissimo proprio perché regala questo tipo di emozioni. Tutte le carte hanno un senso, almeno oggi sì, come oggi. Hanno fatto veramente un grande lavoro, vero Simo? Tranne questo deck, perché io non l'avevo mai visto. No, ma infatti e non so proprio, come abbia fatto ad utilizzarlo. Ma sembra proprio costruito apposta per giocare contro il deck di Rob. A me sembra. Cioè non... Sì, anche perché, cioè, hai visto, io ho detto, ok, riparte dall'altra lane, Valkyria, cimitero, lui non ha nulla per fermarla. E invece ha tirato fuori un'orda di scheletri dal nulla. Piazzata tra l'altro molto bene perché è andato ad evitare anche le hit della Valchiria, quindi perfetto, niente da dire, questa meritatissima. Comunque ragazzi, allora leggiamo la chat, ci scusiamo ancora prima di aver sbagliato sulle magie non leggendarie perché effettivamente io me le ricordavo. Poi ci dice Edo1TM che comunque GR Scheletrone non è una combo a caso ma è abbastanza OP. E MC8 chiede, mi salutate please? Certo, ti salutiamo. Ciao MC8 e... Ciao. 1-1 e palla al centro. Scheletro Gigante Royale, se non sbaglio, l'ultima volta che l'avevo visto era in CRL, non l'ultima edizione, ma quella prima ancora. Però cioè, era tanto che non si vedeva e adesso addirittura macchina volante, scheletro gigante. Dall'altro lato Rob probabilmente va a ripetere lo stesso deck. Rob ha questa cosa di ripetere sempre i deck più di una volta. Sì, Rob lo fa sempre. Quando mastera un deck e si trova a giocarlo molto bene, sa che la sua abilità è tale, le sue letture in game, la sua velocità proprio nelle giocate sono tali da potersi permettere appunto di giocare un deck anche in maniera diversa dalla partita precedente. Ecco, qui fa un errore però, mette una Valchiria proprio quando stava esplodendo quella bomba dello scheletro gigante. Qui però si deve inventare qualcosa Fizzo, qui sono bei danni d'arrivo, se non addirittura la torre. Torre, finita.
È stato molto molto intelligente qui Rob, perché è riuscito a fare una ripartenza su una difesa davvero buona. Infatti si porta a casa la torre e tra l'altro è anche in vantaggio di Elisir. Quindi bravissimo Rob. Mamma mia, Rob, mamma, qui giocata Bella. perfetta, si aspettava lo scheletrone a Se riesce a ponte, difendere, vediamo. quindi difende perfettamente, qui Fizzo proprio non può fare nulla secondo me contro un giocatore di questa risma che... attenzione con la clone ci prova addirittura. Tra l'altro con Qua è una clone esagerato. su due truppe che rilasciano qualcosa come... La strega notturna, lo scheletro gigante, quel qualcosa clonato comunque è forte come quel qualcosa naturale. Bravo, Fizzo, il deck mi Qui è piace, esagerato Fizzo, però sì, forse è esagerato, comunque. Vediamo, magari ci stupisce se una clonazione viene usata bene e non purtroppo come è venuto adesso su delle truppe che possono andarti a togliere le tue truppe appena clonate, come può essere ad esempio un mago elettrico, può fare male. Quindi vediamo adesso se riesce a sfruttarla in maniera migliore, secondo me o adesso o mai più, per quanto riguarda 22 sul Fizzo. timer, se l'aspettava comunque la clone sicuramente Rob, e va a Sì. Guarda, difendere abbastanza bene in non verità rimane con le nulla. frecce Non rimane nulla. addirittura, e mi Eh fa sì. pensare tra l'altro anche che le frecce siano state messe lì in questo deck proprio per rispondere alla clone, e un'altra volta comunque. Ma più che altro al posto della veleno bannata, quindi in realtà possono avere senso, te le puoi aspettare, per questo io proprio non andrei ad utilizzare la clonazione, a parte che non la userei a Però prescindere. comunque Rob è la terza volta che propone questo deck, stavolta modificato, le frecce prima non c'erano, Sì. e terza volta che ci vince ed è un'altra volta, insomma, un deck che comunque ha cimitero senza veleno. Prendete Sì. appunti, ci vuole, come si dice, la carta, la penna, perché è così che si gioca a Clash Royale, così che si giocano le carte. Io penso, non so se l'abbiamo mai vista, cioè sì, ci sono dei mazzi che comunque giocano cimitero senza veleno, ci mancherebbe, però wow, cioè, giocato proprio bene, Buildato Rob, eh. molto bene. Buildato molto bene questo deck. Bene o male ho usato la stessa win condition su tutte e tre le partite, che è una cosa che lui fa spesso. Quindi non so, magari dalla prossima comincerà a cambiare per non risultare troppo prevedibile. Però finché va così, lui dice: io uso una win condition, ci vinco lo scontro e va bene così. Tra l'altro, lo scorso split, quindi Winter Season 2019, Fizzo e Rob si erano incontrati all'interno della regular season e aveva vinto proprio Fizzo per 3-2, Sì. o forse no, addirittura 3-1, insomma era comunque un 3-1 mi risultato sembra, sai? netto. E poi invece nei playoff vinse Rob, quindi Fizzo sicuramente ha voglia di rivalsa, assolutamente. Allora, andiamo a vedere Fizzo, se va ancora con il Goblin gigante oppure no. Allora, Simo, Qui qui già cambia vedo mini Rob, P.E.K.K.A., Mega Sgherro, frecce. Sì, qui assolutamente non andremo a vedere la stessa win condition che abbiamo visto nelle prime partite. tra l'altro Fizzo sembra proporre un doppi principi con un qualcosa che non sarà il gigante, chiaramente potrebbe essere un gigante goblin. Qua ottima la risposta di Rob con Madonna, io le quanto vorrei rivedere un P.E.K.K.A. doppi principi stile 2016. guardie. Comunque, sempre per rispondere alla chat, ringraziamo Lazar. Laxar, scusate, che ci dice che su Reddit è stato proprio Seth, che per chi non lo sapesse, è uno diciamo degli spokesman, di quelli che parlano di Clash Royale sui social da parte di Supercell, e pare proprio che abbiano detto che faranno in quest'estate un edificio leggendario. Sì, l'aveva scritto anche di qui in chat, tra l'altro, il signor Laxar che saluto. Esatto, appunto, salutiamo Laxar, ringraziamo Laxar e adesso continuiamo a goderci questa partita dove Rob sembra pesantemente in vantaggio in un... qui Fizzo riutilizza praticamente il deck della prima partita, cioè è un gigante troppi principi senza però il gigante, ma con la sostituzione Col del gigante e il gigante. gigante goblin. Funziona? Sì. È un po' diversa la truppa, gigante goblin In realtà da potrebbe. gigante, io questo lo vorrei dire. C'è una grossa di differenza di stats. Potrebbe funzionare se dall'altro lato non ti ritrovi un mini P.E.K.K.A. o delle guardie che ti vanno. Vabbè, Dio, le guardie.
Qui sta rischiando Rob, perché questo hit del Mega Sgherro può far davvero male, eh? Golem. Ora ragioniamo, cosa ha Fizzo per il momento da utilizzare contro il Golem? Il gigante ha 3275 punti ferita, mentre il gigante Goblin ne ha 2616, cioè c'è una veramente grossa differenza tra le due ioni. Sì, però fa danni nel tragitto, magari può compensare lì. Attenzione a questo. Qui Fireball. Qui farà molto male questo Golem. Poi tra l'altro roba molto elisir da parte, riesce a sgominare quel principe nero grazie al mini pecca. Qui è veramente un disastro per Fizzo, che deve tra l'altro insomma spalle al muro. Se perde questa ha perso la serie. Bravo qui a utilizzare le frecce sulle guardie dopo averle colpite proprio con i colpi del gigante Goblin. Adesso però secondo me Rob sta solo aspettando gli 8 dell'Isir per fare un altro Golem, e sarà davvero dura a difendersi. Ecco il Golem, eccolo qui al ponte, fa bene perché mette l'avversario alle strette, che già non ha una difesa, ha dovuto fare praticamente la difesa perfetta per preservare la torre. Qui la Fireball è stata molto molto buona. Sì, Fireball molto buona, arrivano i golemiti a torre, la prima esplosione non colpisce la torre, la seconda e la terza Mamma però mia, lo faranno. Fizzo ha difeso veramente in maniera lodevole, strenua, ditelo come con le parole vostre, perché è davvero bravo. Qui ci vogliono ancora delle frecce per quelle guardie, ma non arrivano. Il gigante Goblin arriva a torre, arriva anche una Fireball. Riesce 116. Wow! Mamma, Fizzo mio. Come la vince Fizzo? Che difesa e che ripartenza! Che difesa e che ripartenza! Io copio il mio collega Caster. Che difesa e che ripartenza! Veramente incredibile. Cioè, allora, quel Golem al ponte aveva senso. Ma sì che aveva senso. Però anche bloccato detto, okay, il principe nero era perfetto, cioè mentre il principe sì, sta andando su, cioè veramente. Sì. E Fizzo ha preso quello spunto e ha detto ok, lui ha messo il Golem lì, non ha il tempo nel tragitto di caricare l'Isir per accompagnarlo, se io glielo levo e riesco a ripartire vinco la partita, e così ha fatto. Veramente Fizzo, bravo Fizzo, cioè con spalle al muro in una situazione molto difficile anche psicologicamente si rialza e ci tira fuori un capolavoro di partita con tutte le giocate perfette, diciamo, negli ultimi 30 secondi, e adesso è 2-2 tra questi grandi campioni. Vanno all'ultimo game per decidere chi si prende i 3 punti e chi si prende la testa della classifica. Vi ricordo che ci sono delle maledizioni in questo campo, una mia intervista che per ora le ha uccisi tutti, per esempio, anche una prediction di Nemos a suo favore, che insomma, ormai. Però Nemos pare che le prende tutte, pare. Vabbè, 3-2 può andare bene, 3-2 no? Può andare benissimo, io comunque te l'ho vinta come se fosse 3-0, perfetto, per me perfetto. Se allora sarà 3-2 Fizzo. Adesso sono curioso di capire che deck prende Fizzo, perché secondo me ora che ha visto che Rob dopo 3 partite comunque il deck l'ha cambiato, diciamo che è confuso, cioè non sa. Secondo me è tutto una sorpresa, sia il deck di Guarda, Rob sia il deck di Fizzo. È difficile secondo me che capiscano qual è il deck che stanno giocando gli avversari. Secondo me arriva di nuovo con Gigante Royal e Mega Scheletro. Scheletrone. Perché si aspetta quindi il primo deck, però si aspetta il primo deck da parte di Rob e probabilmente sarà proprio quello il matchup. Secondo me Rob invece non giocherà il primo deck. Vedrai che no. Adesso Rob cambia. Vediamo. Proprio per la sua grande versatilità, soprattutto in questi ultimi tempi. Ma siamo partiti, il game che decide tutto. Vediamo un po'. Allora, Fizzo contro Rob, leak di Elisir, ok. Fizzo va ad utilizzare il moschettiere. Moschettiere che può voler dire tante cose, anche se ultimamente non lo stiamo vedendo. Questo credo sia un deck bridge spam, quindi con spam al ponte. Per quanto riguarda Fizzo, dall'altro lato, sempre principe nero con mega sgherro. Quindi Rob effettivamente potrebbe riproporre. No, allora se c'è il mini pack, non è il primo deck. È l'ultimo. Esatto, ci sono anche le fre. Wow, bella questa hit. Arriva un hit. Bella questa hit. Cercata e voluta da parte di Rob, che ha eliminato a costo 3 un'altra unità che costa 3 gli sgherri da parte di Fizzo, e così facendo però effettivamente ha ottenuto un hit che è importantissimo, un hit del mini pack. Ti ricordi questa versione del gigante Goblin
con Moschettiere invece del Cacciatore, che era la prima versione che era uscita. Sì, me la ricordo. Che dicevamo che addirittura poteva essere anche meglio di quella classica. Sì. Era un po' che non lo vedevamo questo deck, però può avere davvero senso. Mamma mia, Fizzo, che giocatore. Comunque riesce a eliminare tutte le difese. E quel gigante Goblin ha fatto tantissimo danno alla torre. Sì. L'ha portato sotto i 1000. L'ha portato alla torre di Rob. Davvero bravo a usare quella zap, a usare tutte le sue risorse per lasciare, diciamo, colpire quel gigante Goblin. Tra l'altro Rob si è dovuto concentrare sulla scintilla, perché se fosse partito un colpo di scintilla, quest'ora la partita sarebbe assolutamente finita. Comunque il deck è quello di prima, fondamentalmente. Quindi Rob ripropone il deck col Golem con cui ha perso, e Fizzo adesso sembra aver... questa scintilla va anche a difendere la grande. Sì. Nonostante avesse vinto prima Fizzo, qui prova comunque a cambiare qualcosa e propone comunque un deck che sta giocando benissimo in questo matchup. Sì, deve riuscire a difendere dall'altro lato, però non sarà facile. Qui buonissima la zappa, addirittura il mini pack riesce a togliere entrambe le truppe con l'aiuto del moschettiere. Ha fatto una difesa perfetta. Io mi ricordo, ero innamorato di questo deck e lo sono tuttora, davvero. A distanza di un anno e mezzo ancora può funzionare, ce lo sta dimostrando Fizzo. Arrivano solo delle misere guardie sulle difese di Fizzo, mentre guarda, in attacco addirittura Fizzo si permette di andare a colpire la torre con più life. Questo proprio non è una cosa che mi aspettavo, onestamente. La porta sotto i 1000, arriva il mini pecca, no! Non è torre, no! Perché c'è un principe nero perfettamente posizionato dalla parte di Rob. Ma Fizzo è in estremo vantaggio, è veramente sull'orlo di ribaltare qualunque pronostico e qualunque maledizione che sia stata inflitta. Attenzione, perché arriva questo gigante Goblin, arriva anche una fireball, anche un po' a pulire, c'erano tante difese, arriva il principe nero, non riesce a dare l'hit grazie a questo moschettiere, dai questo hit please, moschettiere, okay. Riesce a portarsi a casa la partita 3-2 per Fizzo.